Gentili radioascoltatori, buongiorno, buona domenica, benvenuti all'edizione del notiziario di Salsu Web Network della domenica mattina Ecomondo 2000, ai microfoni studio Massimo Bonella. Dunque sono le 11:01 scattate in questo momento. Iniziamo subito con la notizia in primo piano dall'estero. Ci sono state diverse scosse anche molto forti in queste ultime 48 ore, diciamo in tutto il mondo. Vediamo di dar resoconto di quelle più importanti. Dunque, Romania, una scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di ieri in Romania a circa 130 km a nord di Bucarest. L'evento è stato registrato alle ore 20:18 con una intensità di magnitudo 4.6 della scala Richter. Il tremore al suolo non dovrebbe aver prodotto danni consistenti per via della profondità che è stata individuata a 130 km. La zona è molto soggetta a terremoti anche di forte intensità. Questa notte un altro sisma aveva interessato l'area con una magnitudo 4.3, il che ci fa immaginare un magnitudo in crescita che potrebbe anche far arrivare un evento più forte, ma probabile anche che si arresti così. Sempre dal centro meteo italiano vi riportiamo un'altra notizia di un altro forte sisma a Los Angeles. Il forte terremoto che si è verificato nella tarda serata di ieri in California ha avuto un epicentro molto prossimo alla città di Los Angeles in California. Il sisma di magnitudo 5.1 ha creato molta paura e panico fra la popolazione che in questo periodo è tornata a fare i conti con la paura del Big One. Sono seguite ben 18 scosse di terremoto dopo quella più intensa di cui parliamo. Da registrare, come dicevo in testa al notiziario, che ci sono state violente scosse di terremoto in tutto il mondo nelle ultime ore. Dunque, prima di passare alla centrale nucleare a Fukushima, mi arriva un'altra notizia proprio adesso, sempre relativa ai terremoti, questa volta in Italia, terremoto Umbria e Marche, scossa di magnitudo 3.1 nel Metauro. Torna dunque a tremare l'Umbria al confine con le Marche, una scossa di magnitudo 3.1 nel distretto sismico del Metauro dopo il terremoto di magnitudo 3 ieri Colfiorito. Ricordiamo Colfiorito è la zona che è stata interessata dal fortissimo terremoto nel 97. Proseguiamo con la notizia, nel medesimo distretto prosegue quindi la sequenza sismica che si inserisce in uno sciame sismico che sta interessando da mesi la dorsale, con numerosissime scosse, soprattutto nel distretto del bacino di Gubbio. Terremoto registrato oggi alle ore 6:03, come anticipato, è il risultato di 3.1 della scala Richter, scossa nettamente avvertita dalla popolazione, come da segnalazioni che ci sono giunte. Dunque, queste le notizie per quanto riguarda i terremoti, poi vedremo se ci saranno magari degli aggiornamenti. Ritorniamo all'estero. Un incidente sul lavoro molto grave è stato segnalato a Fukushima, famosa centrale nucleare tristemente nota per essere stata gravemente danneggiata dallo tsunami del marzo 2011, sprigionato da un sisma di magnitudo 9.0 Richter. Un operaio impiegato nel sito è rimasto ucciso a causa del crollo di un terrapieno che stavano rimuovendo per motivi di sicurezza. L'operaio cinquantenne è rimasto sepolto dalla terra ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Molte agenzie di stampa internazionali confermano il decesso. Sono 3.000 circa gli operai che quotidianamente lavorano sul sito della centrale di Fukushima, rischiando la propria vita o comunque gravissime conseguenze per la salute. Neanche 20 giorni fa, lo ricordiamo, un altro gravissimo incidente con l'acqua contaminata. Dunque, proseguiamo il nostro notiziario, sono le 11:05, state ascoltando Science Web Network, questo è il notiziario Ecomondo 2000 che viene da ogni mattina alle ore 11. Proseguiamo sempre dall'est. Ogni domenica mattina siamo un po' presi perché sono tante le notizie che ci stanno arrivando. Abbiamo l'occhio che va a destra e a sinistra e nel frattempo cerchiamo di darvene conto nel miglior modo possibile, a volte per sfuggire degli attimi. Ringrazio la regia centrale, a Rosario Moreno.
Allora, dall'estero, ritorniamo dall'estero, la Corea del Nord non esclude un nuovo test nucleare in risposta alle manovre congiunte tra Sud Corea e USA, in corso da 2 settimane dopo le condanne arrivate dall'ONU sui test già svolti. Il Ministero degli Esteri di Pyongyang non esclude, si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale CNA, una nuova forma di test nucleare per rafforzare la nostra arma di dissuasione nucleare. Così dunque la Corea del Nord. Ed ora veniamo in Italia. Roma ha passato tutta la notte sulla cupola di San Pietro, l'imprenditore triestino Marcello di Finizio, salito per la quarta volta sulla Basilica Vaticana, protesta contro il governo e multinazionali. Sono stanco, morto e fa un freddo boia, ha postato su Facebook. Mandatemi tutta l'energia positiva che potete, non possono vincere sempre i cattivi. Così appunto questo imprenditore Marcello Di Finizio. A maggio dello scorso anno aveva scalato l'opera di l'opera Michelangelo, scusate, l'opera Michelangelesca, scusate, ma non riesco a pronunciarlo, per manifestare contro l'euro e il massacro della crisi. In passato si è schierato contro banche, politici e la legge Bolkestein sulle assegnazioni demaniali, la prima scalata nel luglio 2013. Michelangiolesca, ecco, questo è il termine giusto dove questo operaio ha scalato per fare questa singolare protesta. Proseguiamo con il tempo previsto per le prossime ore. Nonostante l'aumento della pressione atmosferica durante il weekend, intercorre ancora il rischio di una nuova fase instabile proprio in corrispondenza tra la fine di marzo e gli esordi di aprile. Questo perché l'anticiclone non si presenterà particolarmente coriaceo e soffrirà le continue azioni instabili che interesseranno gran parte dell'Europa. Ecco perché l'Italia e il Mediterraneo centrale potrebbero ritrovarsi in una sorta di limbo barico, ove nessuno figura predomina sull'altra, in un contesto ora sereno, ora variabile, con frequenti acquazzoni o temporali, in special modo nelle aree di montagna. La tendenza è comunque improntata ad una fase di maggior dinamicità. Per la stabilità assoluta bisognerà attendere ancora qualche settimana. Bene, abbiamo ancora un po' di tempo, vediamo di dare uno sguardo alla testata giornalistica online, da dove va in onda anche questo notiziario. Infatti siamo in collaborazione appunto con Sites Web Network di Treviso. Subito in taglio primo abbiamo il telegiornale di Pandora TV RT, RT sta per Russian Today, con appunto la traduzione da lingua inglese, perché Russian Today trasmette in lingua inglese via satellite, invece tramite Pandora TV da Roma i notiziari vengono tradotti in lingua italiana, con immagini, ecco, in esclusiva assoluta per l'Italia. Poi a proseguire c'è la versione radiofonica della trasmissione condotta da Francesca Parfili e Marco Marsili, Segnali di vita, programma radiofonico che viene in onda ogni lunedì sera alle ore 18 sulle frequenze della radio di Gubbio. In questa puntata hanno realizzato un'intervista a Gaspare De Lama che parla del caso Amicizia. Infatti, vi ricordavate, circa in metà anni 70 si parlava moltissimo, ne davano notizie anche i telegiornali nazionali, mi ricordo in particolar modo il TG1 o comunque anche i vari settimanali, come ad esempio Domenica del Corriere, di tantissimi avvistamenti proprio nella zona del Medio-Basso Adriatico. Quindi ecco, c'è questa trasmissione, se uno vuole ascoltare cos'era successo, ci sono tutti gli elementi molto interessanti che parlano di questo caso che, ripeto, se ne è parlato tantissimo in quel periodo lì. Poi subito sotto abbiamo Spazio Aperto, settimanale radiofonico che però va in onda qui da noi, da Sites Web Network di Treviso. Dunque, reti unificati con l'emittente radio televisiva online di Treviso, Sites Web Network, Combinata Oggi TV,
online All News. Dunque, da Bari conducono il dottor Lugo Lombardi e Antonella Intrano, da Venezia c'è il sottoscritto con le ultime notizie della giornata e a Treviso c'è Rosario Moreno per la regia centrale, come sempre. Ospite in questa trasmissione, lo ricordiamo, il documentarista, reportagista, ricercatore Pier Giorgio Caria, che era stato collegato dalle Marche. E quindi si prosegue, ricordiamo un appuntamento molto interessante per il 4 di aprile alle ore 21:15 al Teatro Cicconi, siamo a, se non vado errato, sì, a Porto Sant'Elpidio a Mare, dunque Porto Sant'Elpidio al Mare ospita anteprima la presentazione del libro edito dalla Rizzoli, La mafia non lascia tempo, firmato da Anna Vinci, scrittrice, lo ricordiamo, giornalista, anche giornalista Rai. L'autrice indaga la vita dello storico braccio destro di Taurina, Gaspare Mutolo. Mi dissocio formalmente dall'organizzazione Cosa Nostra. Da quel momento la svolta per Mutolo che troverà un riscatto personale tramite l'arte e la pittura. Il Cicconi farà infatti da teatro anche alla mostra pittorica del Collaboratore di Giustizia, l'evento organizzato dal Comune di Sant'Elpidio a Mare, assessorato alle politiche giovanili e dalla redazione Epidiense Antimafia 2000. Ricordiamo che il sito internet di questa testata giornalistica molto importante, che è antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere, con il patrocinio poi della provincia di Fermo e la partecipazione del tavolo della legalità di e di Laboratorio 41, coinvolti anche gli istituti superiori di Fermo nel corso della mattinata in un incontro con l'autrice e con la. Quindi ci sarà la presenza anche del fratello di Paolo Borsellino. Poi abbiamo una, per concludere, una notizia a carattere locale. Come sapete, la nostra settimana è Pianeta Oggi Report, che invece prima abbiamo parlato di settimanale radiofonico, che va in onda su Site Web Network. C'è anche il settimanale in versione televisiva che si chiama Pianeta Oggi Report, va in onda anche su alcune televisioni interregionali terrestri, come ad esempio da Montepulciano Teleidea. Teleidea che è molto seguita a Montepulciano, lei poi ha gli studi a Chianciano Terme, a 7 km da Montepulciano, e quindi c'è una certa attenzione anche nella nostra testata online, pianetaoggi.com. tv.net, e quindi ecco che diffondiamo anche notizie del posto, notizie locali, diciamo della Val di Chiana, Val d'Orcia, del centro storico di Montepulciano, Chianciano Terme e così via, anche parte dell'Umbria. C'è questa notizia che ve la do, che è molto interessante, che saranno consegnati domani mattina alle 9:30 in via Goito a Montepulciano Stazione i due orti pubblici urbani in concessione. Quindi c'è un invito da parte di Montepulciano Stazione Orti Pubblici Urbani, cerimonia di consegne ai cittadini assegnatari della concessione. Ricordiamo domani alle 9:30 in via Goito presso l'asilo nido Il Trenino, quindi siamo a Montepulciano Stazione, è praticamente dove c'è la ferrovia Chiusi Siena, perché Montepulciano, poi la città di Montepulciano, il centro storico, è a circa 6-7 km da Montepulciano Stazione, si sale a circa 600 metri, giusto per dare un po' la panoramica, l'idea per chi non conosce, non conosce quei posti. Poi proseguiamo fino a fine pagina, fino a homepage, abbiamo ancora un altro telegiornale di Pandora TV RT, sempre ripeto, con immagini esclusive dal network intercontinentale Russian Today. A seguire c'è ancora un telegiornale di Pandora TV, però questa volta in edizione, come dire, editoriale con Giulietto Chiesa, che sta spiegando che è stato sanzionato, che praticamente sanzionano anche la libertà di informazione. Sempre più difficile fare informazione. Quindi Giulietto Chiesa spiegherà un po' che cos'è successo. Che sia difficile fare informazione, è vero, perché c'è sempre qualcosa, ogni giorno c'è sempre situazione che emerge, che tende insomma in qualche modo a creare un freno. Non mi dilungo su questo perché meriterebbe
una puntata appositamente. Poi ancora andando fino a fine pagina, c'è un video di Andrea Zanoni, europarlamentare, noto ambientalista, che devo dire sta facendo un lavoro talmente grande, veramente va tutta la nostra ammirazione, un lavoro per la tutela della vita del pianeta, per la tutela quindi dell'ambiente, la tutela degli animali. L'abbiamo intervistato anche recentemente, quindi ci sarà una puntata di Pianeta Oggi Report dedicata all'europarlamentare Andrea Zanoni, che andrà in onda anche appunto su southwebnetwork.it. La homepage si conclude con un editoriale di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, dal titolo L'archiviazione per l'azione disciplinare contro Di Matteo, il CSM rinvia clamorosamente la decisione, quindi sarà archiviata l'azione disciplinare contro questo magistrato, il giudice di Nino Di Matteo, che ricordiamo rischia la vita, è stato minacciato pesantemente da Totò Riina. Insomma, questi magistrati, non solo Di Matteo, ma anche altri, ad esempio Scarpinato, e potrei fare altri nomi ancora, che sono in prima linea, che veramente rischiano la vita. Sono magistrati che non fanno carriera. Insomma, ecco, ci vorrebbe un po' più di attenzione da parte delle istituzioni, pare a me che invece siano sempre più isolati, con vari anche attacchi. Ricordiamo anche all'epoca con Paolo Borsellino, prima ancora con Giovanni Falcone, ma non solo, anche altri ancora, dalla Chiesa e così via. Bene, a questo punto vediamo se ci sono delle notizie ultime. Sì, c'è una notizia, ve la diamo: un 22enne è stato fermato dalla polizia all'aeroporto di Orio. Dunque, ve la leggiamo per la prima volta insieme. Dunque, un 22enne è stato fermato dalla polizia all'aeroporto di Orio, al Serio. Siamo in provincia di Bergamo, appena sceso dall'aeroporto da Barcellona. Aveva imbarcato 5 taniche per 25.000 dosi di droga, lo stupefacente noto come droga dello stupro. Dunque, questa è l'ultima notizia. Vediamo se c'è qualche altra cosa per quanto riguarda i terremoti. Vediamo un po', che così ve la diamo subito. No, non ci sono altre notizie, sono quelle di scosse di assestamento che a volte non vengono nemmeno sentite dalla popolazione. Bene, è tutto dunque per questa edizione di Ecomondo 2000. Abbiamo un po' sforato coi tempi questa mattina, sono le 11:18, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento con il settimanale radiofonico Spazio Aperto per mercoledì alle 18:30 con Ugo Lombardi e Antonella Intranò. È veramente tutto, vi ricordo Pianeta Oggi TV e Salso Web Network, che è la vostra linea diretta con informazione. Buona giornata.